Scatman's World. Gran premio d'Austria, ragazzi, quinto posto ancora in griglia davanti a Alonso, molto molto bene veneziano, sta veramente come si dice, a un bel ritmo anche in qualifica, sono molto molto soddisfatto. Hamilton pole position, secondo Rosbif, ragazzi, voglio vincere anche in Austria, terza gara, seconda ragazzi, consecutiva. Ci sono il 35% di possibilità di pioggia. Vedremo, staremo a vedere, il 35% non è tanto, ma non è neanche pochissimo. Vedremo un po'. Io comunque voglio vincere, ragazzi. Posso vincere in Austria. Gara che mi piace molto. Qua le Mercedes però vogliono tornare a dominare. Vai, vai, vai come, vai come, vai come. Sfruttiamo la scia e voliamo. Sfruttiamo la scia e voliamo. Comunque l'obiettivo è stare davanti a Rosbif. Bravissimo, veneziano. E il Kume è già secondo. Il Kumendone è già al secondo posto. E adesso vediamo. Hamilton se ne sta andando però, ragazzi. Gigione se ne sta già andando e la cosa non mi piace. Maledetto Gigione. Ragazzi, Gigione è Gigione. Ricciardo è dietro che rompe i maroni. Ok, primo giro completato. Alexa 1 ring. Mi sta scappando via, ragazzi. GGF, le Mercedes sono davanti. Non le fermi, non c'è nulla da fare. Cioè, è l'unica cosa scontata della vita, ragazzi. Nella Formula 1, cioè, se le Mercedes vanno via, non le prendi più. Qua Rosbif sta superando Ricciardo, lo vuole superare. Se quest'anno non vinciamo, ragazzi, andiamo in Mercedes. Sì, chiaramente avevamo l'offerta, perché dobbiamo vedere anche quello, chiaramente. Staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere. Con la Ferrari ho paura che sarà dura vincere il titolo. Io ci provo, però. L'altro anno siamo arrivati, abbiamo fatto un bellissimo secondo posto e terzo in costruttori. Quest'anno voglio migliorarmi. Ok. Buon giro, ma Hamilton è già in fuga. Ragazzi, stiamo consolidando il secondo posto. Sono abbastanza soddisfatto. Consolidando. Siamo abbastanza tranquilli per il momento, però Hamilton se n'è proprio andato, eh. Il DRS non va. Ricciardo deve tenere assolutamente dietro. C'è Ricciardo, mi rallenta Rosbif. Ma Hamilton è proprio andato, eh. Proprio fuga gigiana. Fuga gigiana. Ho capito, ragazzi, ho capito. Però almeno non rischiamo, insomma. Comunque è prevista pioggia leggera tra 7 minuti. Vediamo. Staremo a vedere. La tensione comunque è altissima, ragazzi. Tensione altissima. Ho bisogno di stare davanti a Rosbif. Questa è l'unica cosa che conta. Gigi con questa vittoria però si può riavvicinare. Come. E ok. Però si sta avvicinando adesso Ricciardo. Devi aumentare la distanza dalla vettura che ti segue. Attenzione Ricciardo, tenta il sorpasso. Oh, sto tranquillo fino adesso. Varo di Fraps e porca puttana, è incredibile. It's incredible. Ma non ho parole, non ho veramente parole per descrivere lo schifo. Ero arrivato anche a 2 secondi e 5 da Ricciardo nel periodo non collegato. Va bene.
Andiamo ai box, va. Secondo il sistema radar è attesa pioggia leggera fra 15 minuti. Ah, 15, niente. È aumentato il tempo, quindi probabilmente non ci sarà neanche pioggia, insomma. Avevamo detto, insomma, che il 5% era un po' pochino. Meglio così, dai, meglio così. Solo che Rosbif è veramente vicino, eh. Ok, box, box, box. Ok. Carburante basso. Sostona come indiana. Vai veloce, vai veloce. Ok. Vai. Bravi. Bravissimi ragazzi, bravissimi. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Lo capisco che c'è traffico. Ok, carburante normale. Buono, settimo posto, adesso vediamo. Carburante elevato dobbiamo mettere, ragazzi. Dai, Fio, siamo veramente a tirare come dannati per rimanere secondi. Dai, come? Dai, come? Relax, come andiamo? Relax, dai. Dai, che ce la dobbiamo fare, ce la possiamo fare. Devo stare davanti a Rosbif, questa è l'unica cosa che conta. 6 punti di distacco tra il tedesco e l'italiano. La Ferrari deve tornare grande, ormai è dal 2007 che non vinciamo più niente. E l'altro anno ha vinto Rosbif nella carriera cumendiana. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura che ti segue. Guida in modo pulito e non gli offrire opportunità di sorpasso. Bravo, come? Sono in concentrazione massimale, ragazzi, sono in massimale. Vai, 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 superiamo, 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 superiamo. Ecco Rosbif. Ecco Rosbif. Lotta con, lotta pura con Rosbif. Lotta pura con Rosbif. Yes. Fatto un gran giro, cazzo. Molto bene, stiamo davanti a Nicolino. Siamo davanti a Nicolino. Grandi ragazzi, grandi. Solo che Rosbif ha superato Ricciardo. Vabbè, pazienza. Però è importante sempre stare davanti e far capire a Rosbif che comunque ci siamo. Hamilton chiaramente in fuga. Gigione ha fatto una gara a dir poco devastante. Peccato che comunque non giriamo malissimo qua in Austria, però insomma la differenza con la Mercedes si vede ancora. Tanto cuore al comandone, tanto cuore. Ragazzi, okay. Sta cominciando a piovere e neanche poco. Alla fine è arrivata prima la pioggia. È arrivata prima, vediamo se sarà bisogno di cambio gomme, che se mancano 4 giri, sono 3 giri. Non manca tanto. Vediamo un po'. Noi stiamo tenendo la proprio in maniera faticosa. Fortunatamente c'è molta lotta dietro. Ricciardo e Vettel con Rosby stanno superando a ogni giro. Cambiano le posizioni. E dobbiamo sperare che alla fine siano queste. Ma la vedo molto molto dura. No, errore comandiano, brutto errore questo, brutto errore. Qua intanto ci sono sorpassi. Io sto all'interno, all'esterno, vediamo se Ricciardo prova l'esterno, l'interno. Sì, ciao Fioi. Il comandante ufficiale. Nessun ritiro comunque. Ti prego, almeno uno delle due. Qua, ecco Rosbif supera una delle due Mercedes, una delle due Red Bull. È sempre così ragazzi, è sempre così. Mamma come viene giù. Ormai Hamilton se n'è andato, la dobbiamo tenere a tutti i costi la seconda posizione. La dobbiamo tenere a tutti i costi. Dai Fioi. C'è veramente lotta anche dietro. Primo ritiro intanto, primo ritiro proprio alla fine della gara. Speriamo sia Hamilton.
speriamo sia Hamilton, sarebbe troppo bella. Primo ritiro proprio adesso. Ma non è Gigi. Scalda le gomme. Dai, dai, two laps. Due giri alla fine. Bravo, come dai. Adesso comincia ad avere un vantaggio un po' più accettabile, però. Qua la pista è un po' bagnata, Qua la pista l'è un po' bagnata. Dai, Gigi, fa l'errore, Gigi. Vogliamo l'errore di Gigi. Vogliamo l'errore di Gigi. Vai, come attento, la pista sembra un po' scivolosa. 27 lunghissimi secondi a Gigi di vantaggio. Final lap, ragazzi, adesso inizia il final lap come indiano. Ok. Ti prego. No, non posso. Porca puttana, no, adesso. No, lungo. Miracolo. Magnussen, anche Magnussen supera Rosberg. Che casino. No, Fioi. Un casino devastante adesso. E ne approfitterà Rosbif, chiaramente, sono sicuro di questo. Qua piove tanto. E Rosbif ne approfitta, supera Magnussen. Adesso supererà anche Ricciardo. Ci scommetto le balle. Mamma che pioggia qua. Meno male che è l'ultimo giro. Andiamocene e pigliamoci questa seconda posizione. Va a vincere Gigi Hamilton. Vittoria per Gigione. Grande Gigione. Adesso tocca a noi arrivare secondi. Tocca a noi. Vai Comendone. Vai Comendone. E va secondo il Comendone. Ricciardo terzo. È andata benissimo alla fine. Grande posizione. Grande come. Molto molto bene. Adesso vediamo in classifica. Secondi, grandi. Siamo ancora a pari merito. Non riesco a star davanti. Incredibile. 137 Rosbif, 137 Veneziano. Mamma che duello. Scuderia Ferrari a meno 57. Raga, un mondiale. Meraviglioso. Per tre gare siamo con gli stessi punti. Qualcosa di epico. Raga, un saluto da Cumendo Veneziano. Ciao! Cumenda Veneziano, Cumenda Veneziano, Cumenda Veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda Veneziano, Cumenda Veneziano, Cumenda Veneziano, lo youtubers italiano.